prima di tutto riflettere su le scelte da fare, perché in effetti se ci può essere incompatibilità fra raccontare un certo tipo di mondo la notte, ma anche con curiosità, e invece lo sport, di questo mi rendo conto. Poi ci possono essere frasi che escono male, si può stare tutto, ci può essere un'ironia eccessiva, ci può essere tutto. E quindi io faccio sempre l'esempio di Giuseppe Crociani, e lo faccio perché da più voci, insomma, quando vedo un certo tipo di situazione ci rimango anche male, fermo una ragazza, sono anziani, ma io credo che poi, non lo so, il mio non lo so significa questo. Giuseppe Crociani è alla base di ogni mia giustificazione o curiosità, ed è un collega e fa un tipo di giornalismo unico. Sto pensando se ci siano altri casi, perché Giuseppe Crociani mi pare lo faccia solo lui. Io credo onestamente di non avere, sto pensando, io credo che raccontare gli scambisti, che in realtà sono esibizionisti, non sia così grave, o non sia così incompatibile con il racconto intimo, umano, profondo che cerco nel mondo dello sport. Sì, può essere. Poi il sessismo, il discorso, il fare apprezzamenti, poi mischiare tantissimi piani, tantissime situazioni, raccontare la propria vita. Pensate che avevo intenzione di pubblicare i compensi di un avvocato, i compensi di certe situazioni. Io sono convinto che sia metagiornalismo. Poi ci possono essere nell'ambito di andare a braccio, scherzare a braccio. Sì, ad esempio, l'abitudine a registrare, pubblicare senza che la persona sappia. Magari registro, anzi devo fare due robe. Materassi più va bene. Registrare. Spesso ci sono voci anonime. È un tipo di giornalismo, ma neanche di inchiesta, perché non si può parlare di inchiesta. È semplicemente una roba banalissima in cui una persona porta la propria esperienza o racconta quello che vede, quello che sente. A proposito, ieri sera, anzi adesso stanotte potrei, anche perché anche lì è stato, ieri sera mi sono fermato da un fornaio. Questo fornaio cosa mi ha detto? Mi ha detto due o tre cose. La prima cosa è: perché non racconti le fantasie dei fornai? No, il sesso dei fornai, una roba così. Poi quando si è accertato che non stessi registrando, mi ha detto che l'ha fatto davanti a un ristorante, non mi ricordo più dove. Ma me l'ha detto lui, felice di dirmelo. Io venivo, adesso smetterò anche il solo pensiero, anche la sola frequentazione, non so perché può essere, si diceva, ma cioè il giornalismo è questo, il giornalismo era, sapete quanti infiltrati ci sono al giornalismo? Poi uno magari, ma io, ho raccontato, ho vissuto, ho assaporato, mai fini narrativi, perché non assaporo un bel nulla. Parlo con persone, ascolto, dibatto. Ieri sera ad esempio parlavo con un gestore
ed egli mi diceva, dice, ma quanti anni ha quella signora? 51, 52, ma che domanda, ma no. Vabbè, no, capisco, è il solo pensiero. Capisco la situazione, capisco tutto. Ma quello che... andare in discoteca, uno va in discoteca, ecco, ma anche il discorso della privacy, no? si arriva all'assurdo che un giornalista che di professione fa nulla praticamente. No, ma poi io credo che Massimo Giletti appena mandato due giornalisti che si sono finti scambisti. Io, se mi dichiarano, mi fanno entrare giornalista, se non mi dichiaro e poi scopro, non è successo a modo. Ma dico, ma boh, il bullismo, il cyberbullismo, no, ma sono mille situazioni. Figurarsi se io incito, faccio il verso a un certo tipo di situazione, quindi ci mancherebbe, racconto giorno e notte, cioè qualche altro pensiero di libertà. Di recente un amico mi ha invitato, un amico, un signore, mi ha invitato in un certo posto, poi mi ha detto, cioè a una cena, guarda, viene a fare interviste, mi diceva, guarda, lui è lo sponsor, ha interesse. Dopodiché questo signore sempre mi ha detto, no, ma perché mi filmi? Guarda che io dovrei essere in malattia, così e così. Ma scusa, ma se mi inviti tu, avrai visto che faccio, racconto le storie, cioè, cosa faccio? Dobbiamo prendere appuntamento. Boh, ci rimane onestamente anche non male, di più. Poi vabbè, qualsiasi cosa uno dica, poi va bene, uno riflette e dice, ma mi conviene coprirmi di ridicolo? Ma io credo che raccontare le proprie fragilità, raccontare le fragilità altrui, raccontare le proprie sconfitte, raccontare la solitudine, raccontare... Poi perché? Ma ritorniamo su questo tema, ritornerò su questo tema. Dico, se Massimo Giletti prima intervista una escort, vorrei farlo anch'io, una giovane, tra l'altro. No, non è che vorrei farlo anch'io, dico, potrei farlo anch'io. In passato ho raccontato una trans, qui prodest, a cosa serve? Ma direi a nulla. Però io credo che il giornalismo sia coraggio, credevo fosse coraggio. E poi, per carità. Sì, poi per carità, ci sono certe tematiche molto particolari, ma io vedo giorno e notte un certo tipo di situazioni molto molto particolari. Vedo una voglia di trasgredire, vedo proprio un...